E gli sprechi come potranno essere combattuti con la futura legge? Dunque, noi abbiamo una legge quadro, quindi non scenderemo nel dettaglio perché sono i regolamenti ministeriali poi che scenderanno nel dettaglio, però abbiamo previsto alcune innovazioni, ad esempio la formazione del Consiglio dello Spettacolo che avrà dentro i diversi soggetti istituzionali, regioni, province, comuni, Stato, avrà dentro le organizzazioni datoriali, avrà dentro le organizzazioni sindacali, avrà dentro, quindi sarà molto rappresentativo del mondo dello spettacolo. A questo soggetto competerà decidere sullo stanziamento dei finanziamenti. Noi abbiamo messo dei criteri base ovviamente, il primo criterio per accedere a un finanziamento pubblico, perché noi stiamo parlando di finanziamenti pubblici, naturalmente. Poi ci saranno anche quei privati. Ci saranno quei privati, ognuno poi naturalmente potrà decidere secondo le sue scelte, ma innanzitutto ci deve essere il rispetto delle leggi, quindi aver pagato i contributi ai lavoratori, non aver fatto del nero, no? Quindi aver assunto i lavoratori anche temporaneamente, ma insomma con contratto, gli attori e le maestranze, non solo gli attori evidentemente. Dopodiché la sana gestione, cioè appunto la dimostrazione che non vi sono sprechi, e questo è un altro punto importante. Io le voglio dire la qualità del prodotto ovviamente, la disponibilità a far circolare il prodotto dell'arte, dello spettacolo dal vivo, che appunto è dal vivo e quindi è giusto anche che gira, che non si chiuda solo in una città o in un territorio. E soprattutto non si concluda, cioè che abbia una durata abbastanza stabile. Questo lei pone un problema davvero molto grande. Per cui, esatto, perché si dovrebbe fare come in altri paesi, che a un certo punto un'opera abbia una durata che non sia di pochi giorni e abbia quindi più repliche e che si possano utilizzare in modo permanente anche gli allestimenti. Certo. Non è d'accordo? Farebbe tutto ciò, consentirebbe anche di ridurre le spese. Lei si riferisce al punto dolente. Appunto, dolente, senza fare fondazioni lirico-sinfoniche. Ecco. Attualmente le fondazioni lirico-sinfoniche percepiscono il 60% del fondo unico per lo spettacolo. Le fondazioni sono fondazioni di diritto privato, sono nate con una legge del 1996 e quindi hanno come missione quella di far collaborare il pubblico e il privato nell'erogazione delle risorse, quindi non solo il pubblico. Questi enti non sono messi benissimo, queste fondazioni attualmente non sono messe benissimo e si richiede una rapida riforma. È una riforma che dovrà fare il governo e che il governo si è impegnato a fare. Bondi, il ministro Bondi in commissione ci ha detto sto preparando la riforma per le fondazioni lirico-sinfoniche. A noi sta bene che venga proposta una riforma, non ne conosciamo ancora i contenuti, penso che sia molto urgente perché lo dobbiamo ai lavoratori, ai musicisti, alle maestranze, ai cantanti, alle persone che lavorano nelle fondazioni e che non sono poca cosa, e lo dobbiamo anche alla tradizione italiana nel campo della lirica. E però deve essere anche molto chiaro che molte cose vanno riviste in quell'ambito, vanno riviste. Certamente il sistema dei costi, ma guardi, il sistema dei costi è relativo anche alla capacità di pubblico e privato di collaborare assieme. L'esperienza fino allo stato attuale mi dice una sola cosa, e cioè che il privato in Italia caccia i quattrini, per dirla così, solo se il pubblico caccia i quattrini. Per sapere di questa legge quadro sullo spettacolo dal vivo, fa parte il pacchetto welfare per i lavoratori dello spettacolo, vero? Certamente, ci sembra molto importante che vengano date tutele anche a questi lavoratori, che sono lavoratori a tutti gli effetti. 250.000 si stimano i lavoratori dello spettacolo nel nostro paese e sono tanti e sono gli attori e sono appunto le maestranze, i tecnici delle luci, i tecnici del suono, sono i registi, ballerini. Noi vogliamo che le tutele vengano estese per tutti questi lavoratori. In particolare la tutela contro gli infortuni deve essere estesa a tutti i lavoratori, la codificazione dei contratti, cioè la possibilità di utilizzare diverse tipologie di contratti, perché non c'è solo il contratto a tempo indeterminato, ci sono i contratti a tempo determinato e ci sono varie forme contrattuali,
perché come dire, ci sono contatti occasionali, perché il lavoro dell'attore o del ballerino non è necessariamente sempre legato ad una compagnia. Per quel che riguarda in particolare poi ballerini e tersicorei, il punto molto importante che noi mettiamo in luce è il riconoscimento della peculiarità della professione di ballerino. Noi ci occupiamo naturalmente degli artisti professionisti, perché l'amatorialità è un punto molto importante, ma è appunto amatorialità. Noi crediamo che siano i ballerini quelli che stanno appunto negli enti lirico-sinfonici e facciano le compagnie di ballo, debbano essere garantiti a tutti gli effetti. Si tenta di risolvere finalmente l'annoso problema del pensionamento dei ballerini, perché insomma la loro professione è molto legata all'età anche, e quindi noi prevediamo la possibilità di pensionamenti a 45 anni per le donne, 50 per gli uomini dopo 25 anni. Pensione piena naturalmente. Prego? Pensione piena. Per il 60% della retribuzione, poiché ce l'hanno anticipata, ma la possibilità di cumulare i redditi, e questo mi sembra altrettanto importante. E finalmente si risolve un problema che è davvero molto annoso, anche perché non tutti i ballerini naturalmente dopo vanno a lavorare nella scuola di danza, per esempio, dell'ente lirico corrispondente. Ci sono diversi problemi in questo settore ed è un modo anche per valorizzare la professionalità della danza, che è un po' la cenerentola di tutto lo spettacolo dal vivo, e anche dal punto di vista dei finanziamenti, dal punto di vista delle scuole, che richiedono una grande innovazione. Bisogna fare degli albi regionali, bisogna certificare quali sono le scuole di danza e quali sono le palestre invece, cioè bisogna fare una distinzione. Essere ballerino richiede molto lavoro, è molta capacità, molta tenacia e molta costanza, come sempre nell'arte, e quindi noi tenderemo a stabilizzare la condizione dei ballerini, che è il secondo grande punto, direi, importante. Per quanto riguarda invece il cinema italiano, quindi gli interventi per lo sviluppo del cinema italiano sono completamente fuori da questa legge, ovviamente, no? Sì, perché questa, quindi adesso dove quando ci saranno questi nuovi interventi? Sì, è una domanda molto appropriata, perché purtroppo noi non possiamo rivedere tutta la normativa del Fondo Unico per lo Spettacolo, perché mancano alcuni pezzi di riforma. La riforma degli enti lirico-sinfonici, delle fondazioni, come abbiamo detto, e poi la riforma del cinema, che è altrettanto attesa da tanto e tanto tempo, tra l'altro in un settore come il cinema italiano, che insomma, ha dei successi internazionali davvero di grande rilievo, quindi è interesse del paese, non è soltanto un motore di cultura, è anche un motore commerciale, di mercato, di crescita. E quindi è molto importante. Altrettanta sintonia? No, guardi, al Senato sono un po' più lenti sulla riforma, ma al Senato stanno lavorando sulla riforma del cinema. Io dico una sola cosa molto importante: bisogna rapidamente procedere con la istituzione dell'Agenzia del Cinema, nella quale far convogliare i finanziamenti pubblici e privati. In Francia, Nicolas Sarkozy, che certo non è un pericoloso estremista di sinistra, come è noto, ha finanziato l'Agenzia del Cinema con 750 milioni di euro, il doppio di quello che oggi in Italia finanzia l'intero quadro dello spettacolo. Cinema, musica, teatro, danza, è il doppio, e in un momento di crisi, quindi vuol dire che investe su quel settore. E anche lì io spero che facciano in fretta, magari snellendo un po' la riforma, ma per farla passare rapidamente. La qualità, il finanziamento pubblico è importante, il rapporto con il pubblico è importante, ma io ci tengo a dire una cosa: la qualità del cinema italiano è una qualità che è durata sempre nel tempo. I tempi di questa legge quali pensa possono essere? Speriamo entro la fine di ottobre di farcela, in modo tale da poter approvare la legge verso la metà fine novembre. Quindi per l'anno nuovo si comincerà, auguriamoci. Sì. Diciamo nella calza della Befana, spero che ci sia. Allora nella calza della Befana ci potrà essere questo bel regalino. Cosa vuole dire agli utenti web che vedranno questo video? Che sono anch'io un utente web e che mi piace molto il web, mi piacciono le social community.
strumenti e tutto ciò che è comunicazione, però direi anche agli utenti web, qualche volta spegnetelo quel computer, prendete i vostri piedi, il vostro mezzo pubblico e andate al cinema, andate a vedere uno spettacolo di teatro, andate a sentire un concerto, andate a vedere la danza, fatelo, perché una persona secondo me completa se sa usare tutto il bello che le tecnologie e l'arte possono offrire.